mia moccina tanto carina, molto carina, guardate che carina. Bullismo. Il bullismo non è mai una bella cosa, a parte verso la sorellina minore, con lei una se lo può permettere. Comunque, io e Noemi siamo qui in questa camera d'hotel perché stiamo facendo un fine settimana in un villaggio turistico dove c'è la piscina, il mare e tante belle cose, quindi adesso ve le facciamo vedere, giusto? Giusto. Allora illustraci la camera. Allora, innanzitutto partiamo dall'entrata. Abbiamo questa serranda che fa su e giù. Molto carina. Abbiamo questo armadio con tutti i vestiti, tutte le cose. Abbiamo il mini frigo. Oh, utile. Questo qua, vabbè, mettiamo cibo, frutta e tutto quanto. Molto utile. Poi proseguendo abbiamo il bagno, già super incasinato con le nostre cose. Pieno di cose, va bene. E poi abbiamo questo magnifico letto in cui dormirò io. Scusami, guarda che questo è il mio letto. No, è il mio letto, guarda, è lo stesso colore mio. Non importa, io pure sono dello stesso colore, guarda. Ti ho detto che questo è... Attenta che cadi. Ok, forse è il tuo letto. Ti faccio vedere io come si fa. Vediamo, vediamo. Uno. Oh, si muove. Non mi sembra molto, molto, come dire, resistente. Oh, che carina lì su. Ragazzi, troppa fatica per salire lì sopra. Cioè, una quando è stanca non è che vuole fare altra fatica. Vuole fare soltanto questo. Ok, io dormo nel lettone allora. Siamo pronti per farvi vedere il resto del villaggio. Questo intanto è la nostra camera. Ciao. La numero 127. Ma guardate quanti bei fiorellini che ci sono. Vi mostro quanto sono una sorella carina e gentile. Noemi, questo è per te. Grazie. Oh, il bacio mano. Allora, questa è tutta la zona ristorante e qui c'è addirittura un palco dove faranno gli spettacolini. Noemi, ho trovato una cosa fighissima, seguimi. Un po' profondo, un po' pungioso, un po' profondo, non molto comodo. Mi alzo, se ce la faccio, aiutami. Rimarrò qui per sempre. Guardate quanto è grande questo tappeto. Sembra quello di Aladdin. Perché c'è un tappeto egiziano? Non lo so. Neanche io. Andiamo. Oh, guarda. Noemi. Wow. Noemi, mi compri tatuaggi? Non ho soldi. Niente tatuaggi, mi dispiace. Vabbè. Ma dove stiamo andando di qua? Ragazzi, c'è un parco giochi, però è occupato. Noemi, ho un piano. Tu li distrai, li fai andare via e io mi faccio le giostre. Vai. Alessia, sono dei bambini. Come facciamo a farlo? Non lo so, inventati qualcosa. Ma cosa mi devi inventare? Forse andiamo, al ritorno magari lo troviamo senza persone. Tu sei una bambina pure, quindi vai là e gli dici: ehi bambini come me, venite, seguitemi. Loro ti seguono e io mi faccio le giostre. Vabbè, vieni, vieni, andiamo. Perché non le piace il mio piano? Alessia, un bastone! Noemi ha trovato un bastone. Noemi si è vergognata. Perché non era un bastone prendibile per colpire Alessia, era un bastone per bloccare un'entrata. Non ho capito, mi volevi prendere a bastonate, cioè tu inciti le persone alla violenza. Non credo di aver mai detto quello. Ma cosa stai facendo? Schiaccio le foglie secche, fanno crack crack, senti? Ma sei tu che lo fai? Sì, ma sotto il mio crack crack c'è il vero crack crack. Senti. Avevo una formica sul piede. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Da oggi questo sarà un canale ASMR. Ma tu come fai a prenderti queste libertà? Il canale è mio, lo decido io se cambia tema. E non lo cambia, rimarrà un canale di avventure, di avventurieri forti che fanno ASMR. No, Noemi, che c'è? Ho trovato un passaggio segreto, seguimi. Dove stai andando? Non lo so, però è simpatico, tutto fiorito, andiamo. Alessia, fermati, forse di qua neanche possiamo andare. Io non ho visto nessun divieto o nessuna transenna, quindi di qua ci vado. Va bene, io vengo con te. Però se ci rimproverano, diciamo che è stata un'idea tua. Va bene, va bene. Wow. Ma
c'è un bosco. Guardate quanti fiori carini. Guardate questi alberi così, tutti intrecciati. Ragazzi, dobbiamo fare uno scherzo a Noemi. Allora, lei ha il terrore dei ragni, quindi adesso le faccio credere che ne ha uno di sopra. Noemi, guarda che bello quest'albero. Carino. Entraci dentro che ti faccio una bella foto. Ok. Vediamo, affacciati di là così ti faccio la foto. E clic. Ok, fatta. Noemi. Cosa? Lo so che tu ne hai paura e io non so come dirtelo, ma sulla spalla hai un piccolo ragnetto. Dove? Dai, era solo uno scherzo, non c'è bisogno di fare così, non c'è veramente. Dai! Ma si fanno questi tipo di scherzi? Sì. Mi è quasi venuto un infarto. Esagerata. Ebbene sì, l'ho trovato il bastone per picchiarti. Signorina, molla questo coso. Ragazzi, mi fa paura, tra l'altro gli ho appena fatto lo scherzo del ragno, quindi io scappo. Noemi, sbaglio o il parco giochi è vuoto? Andiamo! Wow, altalena, yeah! Wow! Ti diverti? Wow! Sì! Wow! Va bene, adesso gira la videocamera, tocca a me, scendi! Ok, un attimo! Frena! Wow, mi stava dando un colpo in faccia. Così che si fa l'altalena. Stiamo arrivando al mare. Questa sabbia è un po' strana, guardate qui. Sembra cenere. È doppia e dura. Noemi, ho un'idea. Domani mattina ci svegliamo alle 5 del mattino e veniamo a farci il bagno all'alba. Ma tu sei completamente fuori di testa. Io ho bisogno di dormire, io voglio dormire. Noemi, ma che dici? Ma quale dormire e dormire? Queste cose si fanno così qui nella gioventù. Facciamo così, facciamo scegliere a loro. Ok, ragazzi, scrivete nei commenti se volete che facciamo il bagno a mare all'alba mentre il sole sorge. Per favore, scrivete di no. Fatelo per me, per favore. No, ragazzi, dovete scrivere sì, se no che gusto c'è, che divertimento c'è. Quindi scrivete di sì e noi lo facciamo. The next day. Buongiorno, è appena passato un giorno dal quello che avete appena visto sulla spiaggia e stiamo andando a fare il bagno in piscina. Però questa piscina è un po' particolare perché non è azzurra. Di che colore? Verde. Ragazzi, è verdissima, non capiamo se per le alghe o perché è proprio verde così. Ora la vedete voi. Noemi, sei super buffa con la cuffia, sembri una medusa. Perché tu? Che mi vorresti dire? Troppo carina con questa cuffia stile medusa morta. Ragazzi, siamo al giorno 3 in questo posto e sto per far fare il bagno a Kellina, il cane di mio cugino Andrea. Ciao Kelly, sei pronta a fare il bagno? Vai in acqua. Andiamo. Kelly, vai in acqua. Vai Kelly. Ciao Kelly, vieni in acqua. Ma che brava. Brava Kelly. Ragazzi, io concludo questo video qui un po' senza né capo né coda perché vi ho fatto vedere un po' di cose random mixate, ma spero comunque che vi siate divertiti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!